Allora, vabbè, non ci interessa. Che diavolo? Ok, non c'è che diavolo. Ok. Questo ci stava più o meno, se non sbaglio. Vabbè, riassunto. Hanno detto dobbiamo mantenere, praticamente. Ok. Finalmente li ho scassati, ragazzi. Vi faccio la traduzione maccheronica, giusto su due piedi. Che cosa? Ma chi è questo? È Bardock? Sì, Bardaccone. Ma questo non diventava Super Saiyan 4? Non era diventato Super Saiyan 4? Non è ancora finito, Kakarot e Gohan. C'è sempre un modo in cui i Saiyan possono superare il limite, vero? Ah, ma questo, ma scusate, ma questa roba non era già accaduta? Non c'era già stato Bardock Super Saiyan 4, Goku Tristinto, Mirai Gohan? Cioè, questi episodi durano 8 minuti cacati, poi si mettono pure a... Ma ho pigliato l'episodio giusto o no? Ma ho pigliato l'episodio giusto o no? Ah, è vero, erano loro che davano l'energia. Ragazzi, ma ho pigliato l'episodio giusto, sì o no? Ah, dura 14 minuti, è quello giusto. Ah, ok. Perché sta roba era già accaduta. Era già accaduto tutto. Va bene. Cioè, non so che dire qua, perché è tutta roba che ho già visto, già so che si dicono. Quindi voglio dire, mo gli danno il potere, li potenziano, tra virgolette. Goku lo fa, Goku diventa ultra istinto, eccetera, eccetera. Ecco qua, e mo li potenziano. Solo che forse c'è qualche leggera differenza. Eccolo. Ah, mo faceva il passaggio, Omen ultra istinto. Bellino. Mirai Gohan che fa il Super Saiyan 2. E Bardaccone che fa il Super Saiyan 4. Ok. Sì, guardo, ecco. Maledizione! Perché? Bella però, eh? Sto demigra pure bello. Poco da dire, il design non mi dispiace. Come posso io demigra il demone, il re dei demoni con il potere del tempo? Inaccettabile! Va bene. Ah, scatola. Ah, permettimi di scambiare un po' di potere. Di prestarti un po' di potere. No, forse di prendere in prestito un po' di potere. Vabbè. Madonna. E mo? Azz. E mo? Grazie per il vostro impegno. Ok, i nemici che Demigra aveva evocato, beh, sono andati. Cosa sono Goku? Cioè, no, Goku non è un frate. Frate, tu c'hai tuo figlio là dietro. Tu c'hai tuo figlio che, cavolo, ha subito un trauma pazzesco. C'hai tuo padre lì che non ha mai avuto modo di vedere suo figlio cresciuto, eccetera. E tu c'hai da parlare, non te li cachi proprio, c'hai da parlare con... No, Goku, non fa stupidaggini. Non fa stupidaggini. Ah, continua? Ah, comunque il torneo lo fanno comunque.
Quindi fanno lo stesso le fight, però fanno delle battaglie. Poi alla Goku Vegeta solo con Goku. Ragazzi, però mannaggia la miseria. Ma che cavolo. Mannaggia la miseria. Ma perché? Ma c'avevi tuo padre là dietro. C'avevi tuo figlio col trauma. Ma perché? E pensa a combattere. E pensa a combattere. Oh, però. Dal momento in cui devo affrontare me stesso. Ma devono fare Ultra Istinto Super Saiyan 4? Frate, no. È la fine. Speriamo che rimarrà inconcluso il combattimento. Altrimenti... Ah, avete visto? L'Ultra Istinto è più forte del Super Saiyan 4. No, in realtà questo non è il Super Saiyan 4. Questo è il Super Saiyan 4, praticamente versione God potenziata tremenda. Quindi no. Goku con la classica move. No, vabbè, che cavolo. Ma che cavolo mi stai dicendo? Scusatemi, devo mettere pausa, devo rivedere. Che cos'è questa move del futuro? Questa move del 2040? Non è possibile. Non è possibile. L'ha letteralmente acchiappato per la coda. L'ha acchiappato per la coda. Non ci credo. Anzi, l'ha acchiappato con la coda. È diverso. Ma che mi stai a dire, fra? Bello però, eh. Oh, per il momento il Super Saiyan 4 disegnato tremendamente meglio dell'Ultra Istinto. E per il momento lui, Omen, non è manco riuscito a dare mezzo colpo al Super Saiyan 4. Mezzo. Manco toccato. Ok, mi ha voluto chiedere perdono. Vabbè, insomma, sta parlando probabilmente di quello che si sono detti con Goku. Cronoa, Zeno e addirittura me. Mi chiedo dove andrà il mortale chiamato Goku. Ragazzi, le fa innamorare tutte, le fa proprio bagnare tutte. Poco da dire. Finito così l'episodio? Guarda, ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Ma no però, raga. Ma no, dai. Ma io non posso aver visto di 8 minuti... praticamente di nuovi tre minuti scarsi ho visto di nuovi. Ho capito che ci sono i titoli dopo i titoli di coda, devo andare a vedere, però a conti fatti io della fight Goku Ultra Istinto eccetera e Goku quarto e di roba nuova tra virgolette ho visto 3 minuti. Significa che ti sei divertito? No, significa che mi sono visto 3 minuti di nuovo. Significa che su 8 minuti, mannaggia una miseria, mi ha fatto vedere 2 minuti e mezzo praticamente di roba che era dello scorso episodio. Ma perché? Vabbè, comunque. Ma perché? Oh, aspettate. Fatemi vedere un attimo pure qua. Ma... stanno facendo continuare le fight? Sì, ok, le fight continuano più o meno qui. Ah, pure Gamba ci sta, ed Arts. Nonno Gohan contro Muten, carinissimo. Ecco, per esempio avrei preferito molto di più vedere questa roba. No, vabbè! Che cazzo hanno messo? Ma già c'era, forse me l'avevo dimenticata. La musa? Ma sul serio? Ma che cazzo hanno messo? Ma pure Cici poi. Vabbè. La tizia del ventaglio. Ma non ci posso credere. Annin. Addirittura ti ricordi il nome? Non lo ricorderò mai. Roba filler. Don't care.
Bazzuti però, eh. Cosa? Sono rimaste due coppie di combattenti? O sono rimasti solo loro due? Giustamente Goku. I Goku. Azza. Comunque vuol dire che se la stanno pareggiando, eh? Goku quarto qui ha detto mi è rimasto l'ultimo pizzico di potere. Goku non è ancora passato in Ultra Istinto in tutto questo. Cioè è Omen ma non Ultra Istinto. E se la sono pareggiati. Questo è l'Ultra Istinto per forza. Eh sì, è l'Ultra Istinto, si vede. E quindi? Fra, Ultra Istinto wins. Ultra Istinto wins. Me. No. 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 Il Super Saiyan 4 potenziato, sbroccato, God totale, tombale. E comunque ha perso contro il Mui. Signore, è ufficiale. È ufficiale. Che volessero fare il GT fanservice. Invece hanno fatto il Super fanservice. Male male. Male male, avete sgravato. Eh? Che devono uscire insieme? Qual era la promessa? Si è trovata la fidanzata. Altri fidanzati? Questa è una parola di matrimonio. Altri 1200 anni per sposare, non ho capito. Ma che cavolo. Sì, fatemi vedere meglio chi ci sta. Allora, Mirai Gohan alla fine si saluta con Trunks principalmente. Ah, guarda che carino. Cioè, a parte che già pizzano un cavolo, tutti e quattro, però. Ok. Voglio venire a vedere un po' come li hanno accoppiati. Accorpati in realtà, più che accoppiati. Vabbè, nonno Gohan e Muten stanno qua. E questo dovrebbe essere Gohan Xeno con... Vabbè, stanno messi un po' a casaccio, dai. Stanno messi palesemente un po' a casaccio. Yahari, itte shimau desu ne. Ah, Trunks, mata o. Ok. Ah, però dai. Ah, dai. Almeno. Almeno qualcosina. Ah, continua. Continua. Stavo per dire, raga, qua se finisce siamo vicini probabilmente a... all'annuncio del web anime. Continua invece. Vabbè, i demoni invasori. E credo che sia, vediamo se lo fa vedere. Allora, se è chi penso il nemico, ragazzi, è molto brutto. Proprio brutto. Non
でもなく悪い予感がすっぞ。急いで蹴らねえと。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、okay. 魔の侵略者編開幕。地球を襲う黒い影、絶対見てくれよな。Vediamo se lo fa vedere. No, vabbè, non l'han fatto vedere.